Nostalgico. Prego. Voglio rivedere i sotterranei. E ciù, sono le 3:30. È l'unico modo per non farci vedere da Crepe. Vorrà dire che mi imbottirò di caffè. Siamo pronti? 4 picconi, ok. 3 litri d'acqua, ok. 200 chiodi, ok. E ciù. C'è. 50 cialde di caffè, ne ho consumate 37. Possiamo partire? Yes! Adri, non ti andrebbe di fare a cambio di caschetto? Grazie, ma sto benissimo col mio. Se cambi idea, dimmelo, eh? Mm-hmm. Quando avete costruito questa scala? Quando anche Dio ci cadde e si sfasciò il ginocchio, ci ordinò di costruirla. Siamo sicuri che sia abbastanza solida? Non preoccuparti, l'ha costruita Ara. Ti aspetto giù. Oddio, che belli questi fiori. Questi sono opera mia. E chi li ha coltivati? Ovviamente, Crepe. E ciù, metti un po' di musica che questa parte della caverna è tremendamente noiosa. Playlist reggaeton 2018? Provaci, sarà l'ultima playlist della tua vita. Sta parlando il grande intenditore di musica. Ehi, che vorresti dire? E ciù. A causa della nebbia non si vede nulla. Devo cercare di capire quanto è profondo. 1, 2, 3. Strano. Dal suono sembra che il pavimento sia fatto di un materiale soffice. Dio, deve averci messo un castello gonfiabile. Oh, ciao, ciù. Adri, come raggiungiamo l'altra sponda? Creeremo un ponte. Come? Semplicerrimo, basta versare una bottiglietta d'acqua nell'altra. In quel gioco le cose andavano diversamente. Va bene, ho un piano B. Questo piano B prevede in qualche modo la mia agonia come di consueto? Perché mi guardi in quel modo? Adri, alzati! Ehi, alzati! Alzati per l'amor del cielo! Vedi questi fiori? E questi cristalli? In questo momento vedo solo la tua faccia davanti a me. Mi è venuta un'idea che ci farà diventare ricchi. Non ho capito. Parlo di questi, caro il mio Echu. Aspetta. Ah, capito. Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole nei cristalli per creare una cura contro l'osteoporosi infantile? In realtà avevo in mente di prelevare illegalmente i cristalli e creare un mercato dove vendere gioielli da contrabbando. Ah. Però sai, ora che te l'ho detto non puoi tirarti indietro, perché insomma o sei mio complice o sarò costretto a nascondere il tuo cadavere nelle profondità del pianeta per eliminare ogni prova. Cioè, capisci? Così mi metti in difficoltà.
No, no, va bene, va bene. Anche la tua idea è abbastanza buona. Perfetto, posso fare a meno della pala. Al lavoro. Adri, sono passate 72 ore e non è ancora venuto nessuno. A quanto pare non è una via molto trafficata. E se provassimo a chiamare qualcuno? Buona idea. Chi parla? Ehi, ciao Crep, sono Adri. Senti, ti andrebbe di... Sono imbecille, qui la cena si è inventata, dove è andato? Proviamo con Dio? Direi di sì. State parlando con Zangio, il dio del settimo agglomerato. Sappiate che non sono interessato a cambiare operatore telefonico. Io sono Adri. Oh, ciao Adri, prima ti voleva Crepe, l'ho visto incavolato nero, il che è strano visto che è verde. Sì, sì, sì. Senti, avremmo aperto un negozio di gioielli, ti andrebbe... Arrivo immediatamente! Ciao, bello. Oh mio Dio, che belli! Quanto costa uno? 8 nae. Che bello! No, 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 il mio gioiello! No, il mio gioiello! No, 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 no! Il mio gioiello, no! Cavolo, 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 cavolo! Ci è mancato poco! Per fortuna è andato tutto per il meglio.